Il mondo dell'artigianato è in crisi, è questo quello che emerge dagli ultimi dati, in particolare per quanto riguarda la provincia di Rovigo. Nel giro di 10 anni abbiamo perso più di 3.000 artigiani. Sentiamo i rodigini e i lavoratori rodigini cosa ne pensano e, secondo loro, dove sta il problema. Il problema è per tutti gli utenti, diciamo, che non riescono a trovare chi fa i piccoli lavoretti in casa. Io ho bisogno di un idraulico, faccio 20 telefonate e forse ne trovo uno e chissà da dove viene. Il problema penso che sia principalmente questo, ma dico un idraulico, un falegname, una qualsiasi cosa che deve riparare una piccola lavorazione in casa, il muratore, l'imbianchino. Perché oramai nessuno di noi vuole o sa fare i piccoli lavoretti in casa. Secondo lei da cosa parte il problema? Dalla scuola, dalla formazione? Il problema parte dalla scuola principalmente. Allora, i ragazzi, diciamo così, quelli della mia età, avevano i genitori che sapevano fare un po' tutto. I ragazzi di allora, come me, chi ha voluto imparare si è arrangiato e sa fare. Adesso i ragazzi, secondo me, non hanno più tanta voglia di mettersi lì a sporcarsi le mani. Questo credo che sia il problema principale. Ma io credo che comunque i giovani non abbiano più gli stimoli per cercare di intraprendere un tipo di carriera di questo tipo. Da adesso il motivo non te lo saprei dire, però purtroppo è una cosa di cui mi sono resa conto anch'io. Beh, sicuramente è venuta meno anche una vocazione, molte meno persone hanno deciso di iniziare un'attività nel mondo dell'artigianato e questo sicuramente ha creato mancanza poi di continuità nel lavoro dell'artigianato. Sono venute meno anche le scuole che poco hanno preparato i ragazzi anche a scelte di lavoro autonomo come nel mondo dell'artigianato e quindi questo uno più uno crea questa difficoltà momentanea di mancanza di figure nel mondo dell'artigianato. In più la crisi anche economica comunque non ha aiutato molto le imprese, l'aumento della tassazione ha provocato anche la chiusura di molte aziende. Ma sicuramente dare più possibilità alle nuove leve di poter essere inserite all'interno del mondo dell'artigiano. È vero anche il discorso che i giovani al tempo in questi tempi non sanno anche sacrificarsi per quanto riguarda l'orario di lavoro e anche il tipo anche di lavoro che a parere loro sembra sia anche poco remunerativo da un punto di vista economico, ma che comunque non è.